Ben ritrovati a tutti gli amici del web, stiamo preparando il quotidiano che troverete in edicola domenica, l'opinione di Viterbo e Lazio Nord. Partiamo con quello che sarà il piatto forte, la sfida tra Viterbese e Guidonia del Rocchi, una Viterbese che ancora mantiene il silenzio stampa, poco male, però la squadra si è allenata in maniera regolare durante la settimana, nonostante il maltempo. C'è il solo Marongiu che ha qualche problemino. Noi abbiamo approfittato per sentire l'ex di turno Alessandro Rolli, che ci ha rilasciato una breve intervista, ma soprattutto abbiamo sondato, insomma, quello che è l'avversario, il Guidonia, una squadra che, nonostante l'ultimo posto in classifica, insomma, vanta tra le proprie fila giocatori di un certo calibro, di un certo spessore, qualcuno che ha anche vinto campionati importanti come Ceni, lo ricorderete, protagonista del Principe Giannini, autore della cavalcata, splendida cavalcata della squadra che appunto poi ha conquistato la Serie B nel 2009. Per quanto riguarda il girone E, la Flaminia va a Monterigioni, Mister Rossi alla terza partita dopo appunto le dimissioni di Mister Torresi cerca la prima vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. Noi abbiamo scambiato due battute con il direttore sportivo Maurizio Manfra, che ha ricacciato indietro le critiche di chi appunto parla addirittura di stagione fallimentare. Insomma, andiamoci piano, non è una stagione fallimentare, ci sono dei problemi a Civita Castellana, come ad esempio la partenza sicura del forte centrocampista Andrea Di Pietro, che tornerà nella sua gaeta per motivi familiari. Passando all'eccellenza, abbiamo ovviamente scambiato delle battute alla vigilia di queste importanti partite, sia la Foglianese affronta in casa la Fontenovese, uno scontro veramente molto importante, perché la Foglianese appunto cerca conferme dopo la prima vittoria ottenuta 7 giorni fa con la Pescatoria Ostia. Per quanto riguarda invece il Corneto Tarquinia di Mister Gufi, deve riscattarsi dopo la bruciante sconfitta proprio per 3-1 con la Fontenovese. Passando invece al Monterosi, la squadra attesa dalla partita sicuramente più difficile a Rieti contro la squadra, appunto una delle squadre accreditate per la vittoria finale, ed è la prima, la partita all'esordio di Mister Davide Cacciatori, che l'anno scorso ha fatto molto bene a Civitavecchia salvandosi con una squadra che gli esperti ci hanno detto non era veramente una squadra, insomma, di grandissime prestazioni, di grandissimi giocatori. Ultimissime dal Rasi di Rignano, invece passando al settore giovanile, in particolar modo al derby della Tuscia nel campionato della Juniores nazionale, la Flaminia e la Viterbese hanno pareggiato per 1-1, ma abbiamo ascoltato i due tecnici, ma non vi sveliamo oltre, vi invitiamo a leggere il quotidiano che troverete domani. Per tutte le altre notizie passo la parola al collega Alessandro Giulietti Virgulti. Sì, grazie Emanuele. Ed allora, le altre notizie sono, per quanto riguarda l'opinione in edicola domenica, sono impostate prevalentemente sulla presentazione della 13ª giornata del campionato di promozione. Si attendono nuove verifiche, tra l'altro nell'ultimo turno che precede l'apertura della finestra del mercato invernale, che porterà naturalmente a delle variazioni negli assetti dei vari team. Comunque, per la 13ª giornata, presentazione di tutti gli incontri, le formazioni, le assenze, fare i puntati sugli impegni che in modo particolare attendono il Montefiascone. Nella Tana della Fortitudo Nepi, quindi contro una formazione che sembra rigenerata dalla cura e Carloni, un Montefiascone che in qualche maniera deve far dimenticare la pessima prestazione di 4 giorni fa in Coppa Italia con il 5-0 subito a Valmontone. C'è poi una verifica importante anche per la Caninese di Mister Mirto, ottima formazione, sta andando veramente a mille e che giocherà sul campo del Santa Marinella. E poi si attende questo riscatto del Piano Scalano che non vince il 19 settembre, che in questa domenica sarà impegnato a Roma contro l'Atletico Vescovia.
Ricordiamo poi tutti gli impegni della nona di andata nel campionato di prima categoria con le designazioni arbitrali, stesso discorso per le sfide della seconda categoria. Ricordiamo anche quello che è stato in anticipo di questo pomeriggio, vale a dire purtroppo per loro l'ottava sconfitta consecutiva del Civita Castellana, battuto in casa per 2-0 dalla Maglianese. C'è un'intervista con il tecnico del Civita Castellana, Paolo Lini. Abbiamo poi tutto il quadro del calcio a 5 con il pareggio dell'Orte contro la formazione dello Iesi per 3-3, con l'ottima vittoria del Fescennium e Corchiano nel pomeriggio per 3-2 sul campo della Real Balduina, e poi il quadro della Serie D provinciale di calcio a 5 maschile con la prima sconfitta dell'Active che ha perso a Santa Marinella per 2-1, un KO che costa il primato in classifica proprio a favore del Santa Marinella. C'è poi il paginone del pallone d'oro, oltre 150 partecipanti tra i coupon con il quotidiano, i voti online attraverso il sito www.viterbogi.it, tutte le classifiche aggiornate, quindi tanti nomi, tra l'altro anche la partecipazione di tanti bambini, nomi da seguire con molto interesse. C'è poi il paginone del calcio di terza categoria per i risultati, un po' l'analisi veloce di questa giornata che si è disputata nel pomeriggio. Cedo la linea al collega Danilo Palumbo, appuntamento quindi in edicola in questa domenica con un corposo servizio sportivo sul Modigliano. Grazie. Salve, molto velocemente per quanto riguarda la settima giornata di andata nel campionato di terza categoria. Due belle sorprese per quanto riguarda il girone A. Segnaliamo Team Canepinese contro Vicus Ronciglione, un 1-1, quindi con il primo punto stagionale della Vicus. È una giornata un po' amara sul fronte opposto per mister Bernardino Renzoni del Team Canepinese. Comunque il mister del Team Canepinese avrà modo nel prossimo fine settimana di rifarsi in questa sua esperienza che vivrà a Vinovo nella Juventus Soccer School. Comunque poi avremo modo in settimana di tornare su questa curiosa esperienza e importante esperienza del mister canepinese. L'altro risultato a sorpresa viene dal Murialdo, dove la Murialdina ha vinto per 2-1 contro il Fabbrica Calcio, e segnaliamo la simpatica tiratina di orecchie che abbiamo subito da Rionali, che avevamo dato per nettamente sfavoriti visto che partivano con 3 squalifiche di peso, invece hanno dato questo colpo di reni, e un bravo ai ragazzi del presidente Lombardelli. Passando al girone B, ha ripreso subito la sua corsa la Real Gradolese dopo la sconfitta interna contro la Cigram. Oggi tocca all'altra capolista, all'Oratorio Madonna del Fiore, rispondere ai Laguali, ma indirettamente anche al Proceno, che è andato a vincere sul facile campo del Grotte Santo Stefano, e al Bassano Inteverino, che ha vinto un'importante sfida contro il Canino. Comunque in questo caso, e ci riferiamo appunto a Bassano e Canino, siamo di fronte a due compagini che saranno sicuramente protagonisti fino in fondo. Chiude il quadro dei match di domani la sfida di Ronciglione fra Cigram e Bomarzo. Comunque per quanto riguarda la terza categoria, ricordiamo a tutti gli appassionati il solito paginone di approfondimento settimanale fissato per mercoledì. Un saluto a tutti.